Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te, infatti, uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva. Finché giunse, si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una grande gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo». Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Carissimi, in ogni presepe che si rispetti, magi non possono mancare. Sono re con tanto di corona, e rigorosamente tre, come i doni che recano: oro, incenso e mirra. Inoltre ognuno porta un nome preciso e un colore diverso della pelle: l'arabo Gaspare, il principe persiano Melchiorre e il re indiano Baldassare. Si spostano su cammelli seguendo una stella cometa e arrivavano nel deserto. È una tradizione antica che ci è stata tramandata, che ci portiamo dentro, che amiamo e che probabilmente abbiamo anche studiato a scuola nelle ore di religione, una volta chiamato catechismo. A onor del vero, dobbiamo affermare che le informazioni che ci fornisce il Vangelo di Matteo sono più scarse. Innanzitutto ignoriamo il loro numero. L'Evangelista Matteo scrive che alcuni magi vennero da Oriente, aggettivo che ci apre un ventaglio numerico da due in su. Inoltre non sappiamo se fossero di stirpe regale, né tantomeno i loro nomi. Neanche il loro paese di origine ci è noto in maniera precisa. Fissiamo pure lo sguardo a est di Israele, ma troviamo solamente tanta terra. Per quanto riguarda invece la stella, varie sono le ipotesi che gli studiosi hanno cercato di formulare. Vi proponiamo quella più verosimile. Si tratterebbe di un fenomeno assai raro. Durante l'anno 7 avanti Cristo, i pianeti Giove e Saturno si sarebbero congiunti per ben tre volte, producendo una fortissima illuminazione nel cielo.
queste sono ancora delle questioni ancora aperte. Quello che invece possiamo affermare con certezza è la verità del brano evangelico di Matteo e dei suoi protagonisti. Un fatto veramente accaduto. Il profumo della tradizione di cui è spruzzato non ci disturba e non ci allontana dal senso profondo che questo episodio insegna ai cristiani e agli uomini e alle donne del nostro tempo. I magi sono uomini tenaci che non si lasciano scoraggiare. Percepiscono l'attesa di un Messia che deve venire nel mondo, probabilmente dalla predicazione di ebrei rimasti a Babilonia dopo la fine della deportazione. Essendo studiosi in astronomia, trovano nei cieli la conferma di questa attesa con l'apparizione di un astro particolare che simboleggiava proprio l'inizio dell'era messianica. Con coraggio affrontano il viaggio che si prospetta lungo e faticoso. Non si fanno molte domande e non hanno pretese, solo un grande desiderio, l'incontro con il re, il liberatore atteso da secoli. E lui si rivela e si lascia trovare. È un re grande, ma la sua grandezza sta nel servizio e nel dono di sé. Questo è invisibile agli occhi dei sapienti della terra. I magi capiscono, intuiscono il disegno divino. Pensavano di cercarlo, ma si sono resi conto che il bambino Gesù li ha cercati per primo, attirandoli a sé. È una grande gioia quella che provano e si prostrano in adorazione davanti al piccolo re, dono per eccellenza del Padre, depositando i loro doni. Oro, il prezioso metallo dei sovrani che ci parla della regalità di Gesù. Incenso, che profuma la dimora dei potenti, soave odore che sale a Dio durante la preghiera ed è simbolo della divinità di Gesù. Mirra, la resina d'oriente più amara, usata per profumare i corpi nei sepolcri, che fa memoria della morte, quindi dell'umanità di Gesù. Ecco, i magi sono davanti al Verbo della vita. In ginocchio hanno goduto della sua presenza che li ha trasformati. Non hanno bisogno di altro. Sono giunti alla meta e allo scopo del loro viaggio. Senza indugio ripartono verso casa come nuove creature riempite di Cristo. La loro vita non sarà più la stessa di prima. E allora, care sorelle e cari fratelli, invochiamo il bambino di Betlemme in questa solennità dell'Epifania e diciamogli: per noi oggi, bambino Gesù, non permettere che stiamo fermi, chiusi nel nostro egoismo e nella nostra pigrizia. Aiutaci ad essere umili e a riconoscere che abbiamo bisogno di metterci in cammino. Donaci un cuore vigilante che ti cerchi con insistenza e piedi che non si stanchino di camminare. Non lasciare che i nostri pensieri intelligenti oscurino la tua stella, così che tu ci passi accanto e noi non siamo capaci di riconoscerti. Tu che per primo ci attendi, preparaci all'incontro con te. Davanti a te, astro splendente, ci inginocchiamo per essere riempiti e trasformati, perché l'unica meta del nostro pellegrinaggio sei tu. Amen.